Saluto questi gentili alunni dell'Istituto di Aprilia e mi congratulo con loro per l'interesse che hanno per il mio illustre prozio e adesso mi accingo a rispondere alle loro domande. Okay. Allora, che tipo di rapporto aveva Luigi Pirandello con Benito Mussolini? Questa è una domanda classica, la fanno sempre tutti e per prima. Allora, il discorso è un po' complesso. Intanto bisognerebbe tenere presente il passato risorgimentale della famiglia Pirandello. Luigi aveva un padre che aveva combattuto con Garibaldi e dalla Sicilia era arrivato fino in Italia per creare appunto un'Italia unita. Quindi aveva già una famiglia molto risorgimentale. Poi pensiamo all'epoca. Benito Mussolini negli anni 20 era una persona in cui moltissimi credevano. Non era l'unico Luigi Pirandello, il quale si occupava poco di politica comunque. E inizialmente aveva creduto anche lui che Benito Mussolini potesse fare per l'Italia grandi cose. Passando il tempo poi si accorgerà che l'evoluzione dei fatti smentirà un momentino le sue idee iniziali. E comunque Luigi si era anche rivolto a Mussolini per cercare di realizzare un suo meraviglioso progetto di teatro italiano con il supporto statale, che fosse un teatro bello unito, ben governato. In realtà il progetto di Luigi, così come era, non riuscirà ad andare in porto. E quindi ecco, il rapporto che Luigi aveva con Pirandello si evolve nel tempo, non resta sempre lo stesso. All'inizio è positivo e poi progressivamente cambia. Seconda domanda, in che modo l'incontro di Pirandello con Walt Disney ha influito nelle sue opere? Vi dirò, Luigi Pirandello in America incontra Walt Disney nel 1935, mi pare, e parla con Walt Disney. È più Luigi a dare un'idea a Walt Disney che poi Walt Disney svilupperà. E l'idea è quella della cinemelografia che inventa Luigi all'inizio degli anni 20, quando pensa che invece che realizzare nel cinema il parlato, che potrebbe forse in qualche maniera dar fastidio al teatro, Luigi pensa, ma perché piuttosto non facciamo la musica rappresentata con le immagini? Per cui pensava lui a delle sinfonie musicali. In realtà il progetto di Luigi resta lì, ma invece nel 1940 sarà proprio Walt Disney il quale invece realizzerà il meraviglioso film Fantasia, che appunto rappresenta per immagini la musica, tanti bellissimi pezzi musicali. Poi, terza domanda, lei che idea ha riguardo alle maschere che siamo costretti ad indossare nella vita? Ma ragazzi, questo è un discorso molto vasto e complesso, il tipo di educazione che riceviamo, l'ambiente nel quale ci troviamo chiaramente ci condizionano, per cui non possiamo immediatamente esprimere, dobbiamo imparare a controllare i nostri
istinti, i nostri sentimenti più intimi per entrare meglio nella vita sociale, nei rapporti sociali. Passiamo al 4. Sappiamo che sua nonna Rosolina era la sorella di Luigi Pirandello. Conserva qualche lettera, qualche documento, oggetto appartenuto a loro? E come? Tanti! Perché mia nonna Rosolina ha vissuto nell'ultima parte della sua vita proprio in casa con noi. E quindi tutti i suoi ricordi sono rimasti a noi. E soprattutto è rimasto a noi il grande epistolario familiare, cioè le lettere che si scambiavano tutti i membri della famiglia Pirandello che si trovavano in varie regioni d'Italia e quindi si davano notizie, parlavano anche di Luigi, anche Luigi, ci sono le lettere che Luigi scrive alla madre, scrive alla sorella, quindi c'è questo epistolario ricchissimo che io ho rinvenuto e che è stato il primo che mi ha convinto che avrei dovuto scrivere, perché Luigi Pirandello era un personaggio famoso, era un premio Nobel della letteratura, conoscere meglio la sua formazione.